Buongiorno a tutti voi e pace del Signore. Leggiamo oggi in Apocalisse 22, versetti 18 e 19. Io dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e della santa città e dalle cose descritte in questo libro. Nient'altro da aggiungere, nient'altro da togliere. Tutti in paese conoscevano l'abilità di Alberto nel lavorare l'ebano, un legno pregiato e molto duro da lavorare. Gli era stato commissionato da un cliente facoltoso un mobile con annesse ante e cassettiere e a lui, essendo già al lavoro da circa un mese, gli mancava solo qualche rifinitura per completarlo. Il suo amico Giovanni quasi ogni giorno lo andava a trovare per guardare lavorare Alberto e di come lui riuscisse da alcune tavole grezze e senza forma a tirar fuori quelle che a suo parere erano delle vere opere d'arte. Lo guardava mentre tagliava a misura quelle tavole e come, usando la pialla, quell'attrezzo che serve per levigare il legno raschiando via lo strato più grezzo, quelle tavole diventavano lisce e senza schegge. Lo guardava mentre formava le sagome volute, poi le incollava l'una all'altro e piano piano vedeva il mobile prendere forma. I due amici, mentre uno lavorava e l'altro guardava, parlavano del più e del meno. Giovanni, sapendo che Alberto era un cristiano fervente, molto spesso incentrava i suoi discorsi sulla fede, ponendogli delle domande ed esprimendo i suoi punti di vista. Arrivò finalmente la fine del suo lavoro e Giovanni era lì tutto ammirato nel vedere quel bel mobile finito in tutto il suo splendore. Alberto, tutto soddisfatto della sua opera, con un panno e dei prodotti specifici, stava dando un'ultima lucidata a quel mobile veramente stupendo. Una volta finito, si allontanò di qualche passo, accostandosi all'amico e guardando quel mobile gli chiese: «Che ne pensi? È una vera opera d'arte e tu sei un vero artista, uno di quelli in via d'estinzione», rispose sorridendo Giovanni. Mentre Alberto continuava con il suo panno a rimuovere qualche alone, Giovanni gli chiese: «Sai Alberto, ieri ho letto alcuni versetti descritti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19. Ad un certo punto, al versetto 30, Gesù dice: "Tutto è compiuto". Cosa intendeva dire con quel "tutto è compiuto"? A cosa si riferiva? Alberto, dopo averci pensato, rispose: "Adesso te lo dimostro". Lasciò il panno che aveva in mano, si recò verso il tavolo degli attrezzi e, sotto lo sguardo incuriosito di Giovanni, prese una pialla e si diresse verso il mobile appena finito. Si posizionò quindi vicino al mobile, impugnando la pialla, e mentre stava per far scivolare la pialla sul piano del mobile, Giovanni gridò: "Fermo, per carità, cosa stai facendo?". "Voglio dargli un'altra giustatina", rispose Alberto. "Ma sei impazzito? In questo modo rovinerai tutto quello che hai fatto ed il tuo lavoro sarà stato inutile. È perfetto così", replicò decisamente Giovanni. "Esatto", disse Alberto, forse un po' divertito. "È proprio questo il significato di quella frase di Gesù. Tutto è compiuto significa che qualsiasi cosa ora aggiungiamo o togliamo rovinerebbe la perfezione del suo sacrificio, rendendolo inutile". Sì, miei cari, il sacrificio di Cristo è così perfetto che non ne richiede altri, né da parte vostra né da parte di nessun altro. Così come è scritto in Osea 6:6: "Poiché io desidero la misericordia e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti". Se vuoi mostrare a Dio la tua gratitudine, devi esercitarti alla bontà e all'amore verso il tuo prossimo e ampliare la tua conoscenza di Dio per poterlo amare ed apprezzare. Sono inutili i pellegrinaggi, le processioni, le lunghissime e interminabili preghiere recitate a memoria, i cosiddetti fioretti per grazia ricevuto o per ricevere una grazia e tutte le altre cose delle quali a Dio non importa proprio nulla. Lui vuole che tu impari ad amare così come Lui ama, e per amare devi necessariamente conoscere l'oggetto del tuo amore. Tutto il resto non conta, perché tutto quello che c'era da fare è stato fatto in maniera perfetta ed eterna. Non puoi aggiungere né togliere nulla, perché tutto è compiuto. Che Dio ti benedica.